dal senatore Craxi, ricambia la visita graditissima del 7 settembre scorso. E tra l'altro questo appuntamento è un appuntamento importante non solo per i temi che andremo a trattare, ma in particolar modo perché si tiene proprio il giorno prima della visita ufficiale a San Marino del presidente Mattarella, che sarà ospitato domani con le più alte cariche e onori da parte nostra, e che altro non fa che consolidare quelli che sono gli ottimi rapporti che esistono da sempre e magari a fasi alterne più o meno fortunate, ma che in questo momento consolidano un rapporto bilaterale politico ai massimi livelli e anche un rapporto estremamente fattivo e disteso, seppur trattando temi di un'importanza strategica, soprattutto per il futuro della nostra piccola Repubblica, ma anche in un'ottica di collaborazione con la Repubblica Italiana, da sempre una Repubblica, oltre che attigua, anzi, noi siamo un'enclave della Repubblica Italiana fondamentalmente, ma dicevo, rapporti che negli anni hanno dato impulso a quello che insomma, è un rapporto che si costruisce e si è costruito sempre su basi solide, di amicizia, e in questo mi piace anche ricordare quello che è il rapporto costante con i comuni vicini, i comuni insomma, le cui tematiche insomma, spesso no, ci coinvolgono e su cui i confronti sono sempre attivi. Per questo insomma, vale la pena anche ricordare l'osservatorio in corso sul lavoro fra Italia e San Marino. Così come anche accordi che stanno aspettando di concludere quello che è l'iter parlamentare, ne parlavamo poco fa con il Presidente, e il fatto che si possa costruire, e su questo io devo ringraziare davvero il Presidente Craxi, quello che è un rapporto in un qualche modo strutturato fra la nostra Commissione e la Commissione oggi qua presente e noi auspichiamo anche fra le altre commissioni nostre consigliari e parlamentari italiani, un rapporto strutturato perché questo ci consente davvero di dare maggiore impulso a quella che è l'iniziativa dei nostri governi, ma soprattutto ci consente di conoscere in maniera più approfondita e io aggiungo anche in maniera positiva quella che in realtà la nostra realtà che negli anni forse ha avuto anche la necessità di essere appunto più conosciuta e approfondita. Questo proprio per in un qualche modo anche evitare immagini o considerazioni che non sempre hanno dato contezza di quello che è il percorso che San Marino ha intrapreso già dal 2008 convintamente verso la trasparenza e l'adeguamento agli standard internazionali. Sapete tutti che stiamo affrontando un percorso che cambierà la storia anche di San Marino e non solo la sua storia, ma anche il presente e il futuro di San Marino, quindi l'accordo, il riferimento all'accordo di associazione con l'Unione Europea e anche in questo senso il rapporto fra i nostri parlamenti, noi lo viviamo come un rapporto importantissimo che ci consentirà di appunto traghettarci insieme, perché questo è anche il nostro auspicio, verso questo risultato che la politica sammarinese tutta è pronta ad affrontare in maniera seria, in maniera convinta e quindi contiamo molto anche su quella che è da sempre la vostra collaborazione. Io non aggiungo altro anche perché vorrei che insomma, questo dialogo oggi fosse partecipato anche dai colleghi, da tutti voi e vi ringrazio.
Io volevo anche proporre che potremmo preparare e firmare un protocollo di collaborazione fra le nostre due commissioni, se credete. Cosa che noi facciamo, abbiamo fatto anche con altre commissioni esteri e difesa, insomma. Quindi, visto che cominciamo a conoscerci Massima, credo, sempre di più. disponibilità, e anche in questo senso penso di rappresentare il sentimento di tutta la Commissione. Così Grazie, possiamo dare Presidente. avvio a una collaborazione più strutturata. Assolutamente sì. Io vorrei dare la parola a qualcuno dei colleghi, se vuole prenderla, senatore Barcaiuolo. Ma grazie Presidente, grazie ovviamente ai nostri ospiti. È chiaro che c'è una particolarità nel momento in cui noi ci occupiamo di rapporto con l'estero e il rapporto con, appunto, come ha detto giustamente la vostra Presidente di Commissione, di un'enclave che parla lingua, che parla la nostra lingua, è sicuramente di fatto un unicum. Sì, è vero che c'è un'altra enclave in questa città, però insomma ha delle ulteriori altre particolarità. E quindi credo che anche la proposta del Presidente Craxi rispetto a un protocollo che possa anche nei rapporti con le altre nazioni, a prescindere dagli organismi sovranazionali a cui insomma, entrambi aderiamo con diciamo, diversa anche gradualità, possa credo essere utile sia per l'Italia che per la Repubblica di San Marino, perché appunto la particolarità appunto, della collocazione e della storia, del fatto che comunque insomma, siete contornati da italianità anche al vostro interno, rende ovviamente, pur riconoscendo la dignità statuale che giustamente meritate, e la possibilità anche verso l'estero, anche e soprattutto in una geopolitica che oggi, forse più che in passato, vede come con fondamentale importanza la capacità di mandare insomma, anche messaggi netti, perché è chiaro che in passato San Marino aveva diciamo, un fascino particolare, magari per qualche potenza, appunto per usarla come enclave all'interno dell'Italia, all'interno del blocco occidentale. Sto parlando ovviamente di lustri, anzi di decenni fa. È chiaro che da questo punto di vista credo che, visto che immagino, e da quello che so, insomma, io non sono romagnolo come la collega Spinelli, ma sono emiliano, quindi insomma, non sono così distante nemmeno anch'io, e quindi è chiaro che una strategia comune anche nei rapporti con gli stati esteri, ripeto, con tutta la dignità che meritate, credo che sia importante anche per evitare che insomma, magari qualcuno tenti di usarvi come in passato è accaduto. No, mi viene da dire che l'altra volta parlavamo della nuova, diciamo, priorità strategica data dal governo italiano all'Africa, al Medio Oriente, dicevamo che è uno dei momenti più difficili, più gravi di pericoli per l'umanità, non era ancora scoppiato. Non era ancora scoppiato il conflitto Medio Oriente, che è un conflitto assolutamente che in qualche modo snatura, diciamo, la natura di quel conflitto, che è un conflitto antico e che forse abbiamo lasciato tutti languire per troppo tempo, e che ha fatto crescere estremismi da una parte e dall'altra. Però quello che è accaduto è totalmente inedito. Innanzitutto Hamas compie un attacco terroristico che provoca una strage di civili, 1.700 persone, mai avvenuta nella storia recente di Israele, nella storia di Israele mai, e che trascina Israele in una guerra. Ma con l'obiettivo qual era? Non era certo rivendicare un territorio per il popolo di Palestina, tant'è che Hamas non l'ha mai fatto, ma l'obiettivo dichiarato era distruggere lo Stato di Israele, cominciando col distruggere quel processo di, comunque di relazioni che si era avviato in quella zona del mondo, perché gli accordi di Abramo dovevano anche essere firmati con l'Arabia Saudita. Ovviamente questo processo si è arenato. Dopodiché l'altra cosa che rende totalmente atipico questo conflitto, anche rispetto alla storia recente del conflitto israelo-palestinese, è che Arafat rivendicava uno stato laico. Hamas si è, come dire, legato a tutta una
quel network del terrore che comprende Hezbollah, le milizie in Iraq, gli Houthi in Yemen, ma soprattutto, come dire, la jihad islamica, tant'è che ne ha mutuato le pratiche in totale spregio della vita umana. Anche le dichiarazioni che fanno sono inquietanti. Dire non sappiamo quanti ostaggi sono qua, ancora in Gaza. Cioè, non sapete quanti ostaggi, ogni ostaggio non è un numero, ogni ostaggio è una persona. Dopodiché naturalmente siamo tutti impegnati a chiedere che Israele rispetti il diritto umanitario e a chiedere pause umanitarie che consentano di soccorrere ed evacuare la popolazione civile. Però non dimentichiamoci come è iniziato questo conflitto e quali ne erano gli obiettivi. Per il resto, insomma, voi sapete, noi siamo assolutamente... assolutamente, insomma, con voi per accompagnarvi in questo processo di allargamento all'Unione Europea, che con tutti i limiti e difetti che ogni tanto noi rileviamo, continua a essere quello spazio di civiltà, di progresso economico, sociale e di libertà che comunque tutti gli riconoscono. Il vicepresidente Menia ha chiesto la parola. Grazie Presidente, grazie alla Commissione, grazie ai nostri ospiti. Io vi dirò, beh, intanto fatemi vedere da una cosa che è un moto di simpatia per voi. Allora, io che ho un po' di sangue dalmata, non posso non ricordare che San Marino veniva dall'isola di Arbe. Quindi stiamo parlando di 1700 anni fa. Poi è una storia che io ho approfondito, che mi è piaciuto studiare, vedere. Lui scappava, secondo almeno la tradizione, dalle persecuzioni cristiane di Diocleziano. Diocleziano, la Spalato attuale è tuttora costruita all'interno del palazzo di Spalato. Spalato probabilmente prende il suo nome da Salona Palatium, perché era Salona, però vecchie cose di storie, però molto belle. Questo, come dire, trasmette, a mio modo di vedere, anche un doppio legame con l'Italia. Tenete presente che, per esempio, l'isola di Arbe, comunque, fino all'inizio del Novecento era ancora maggioranza italiana. Oggi non c'è più nessuno, sostanzialmente, è successo in tante parti. Oggi si chiama Rab, in croato, ho recentemente letto che anche San Marino era croato, insomma, su questo piango rido, come preferite. Dopodiché, spostandomi sull'oggi, invece, chiederei a voi di rispondere ad alcune mie curiosità. Questa è una piccola, nobilissima repubblica che appunto ha questa storia tradizionale da una parte, poi portandosi più vicino una storia medievale bellissima, il riconoscimento della Chiesa, il congresso di Vienna, tante cose. Sull'oggi la curiosità di chi vi guarda vuol capire di più, ecco, mi chiedo per esempio di fronte ai grandi scenari, le questioni che l'ha illustrato poco fa la Presidente Craxi, penso alla guerra dell'Ucraina anche per esempio, quindi mi chiedo, ecco, come l'avete vissuta? Cioè, quanti profughi dall'Ucraina, per esempio, sono arrivati, ne avete accolti? Che cosa? Una repubblica tradizionalmente accogliente, per cui è una curiosità, per esempio, che vi pongo. Come vi ponete di fronte a questi grandi movimenti, per esempio, alle questioni di cui abbiamo parlato? Quindi è una piccola repubblica, però ha una dignità internazionale, quindi gioco forza si relaziona anche con i grandi della terra e tante cose. Quindi queste sono un po' le curiosità. Altra cosa, il procedimento di associazione all'Unione Europea che voi avete intrapreso, di fatto viene dopo il referendum, se non sbaglio, che era di una decina di anni fa, quello sulla pretesa adesione, giusto? Ecco, non mi sbaglio. E quello fallì, ma mi pare per mancanza di numero, per quorum, vero? E come era stato? Poi penso che si sia letto lo stesso, quindi se mi date anche una lettura di questo. Sono tutte cose che chiedo per curiosità. Altre cose, voi avete un PIL decisamente alto e una crescita che sarà per questioni fiscali, che comunque è notevolmente più alta di quella italiana, pur essendo appunto un... impiantati totalmente una enclave sotto Monte Titano all'interno dell'Italia. Quindi ecco, curiosità che vi chiedo e rispondetemi come ritenete. Grazie. Grazie vicepresidente Menia. Qualcun altro vuol porre delle domande?
Allora. Beh, Francesco Mussoni, membro della Commissione Esteri e per il Partito Democratico Cristiano Sammarinese, scusate, sono un po' raffreddato. Ma intanto grazie Presidente Craxi e anche Presidente Bronzetti, insomma, per aver costruito questa iniziativa. Devo dire, ero presente anche all'ultimo incontro bilaterale 10-11 anni fa e il clima era veramente molto diverso da quello che stiamo respirando oggi, proprio perché eravamo in una situazione complicata, insomma, nel rapporto bilaterale. Ma devo dire che noi siamo sempre approcciati un po' in modo particolare, no? Con la Repubblica Italiana, siamo molto umili, molto piccoli, no? Ecco, è chiaro che ci fa specie, no? Pensare che abbiamo ospitato Garibaldi o tutto il moto risorgimentale, noi eravamo già uno Stato, eravamo già un'identità storica, una patria, voi ancora dovevate maturare l'unità d'Italia, no? Ecco. E quindi voglio dire, siete un po' anche il nostro prodotto, no? Con molta umiltà, lo dico, ecco, no? Per dire che se guardiamo un po' alla storia, all'identità, insomma, forse il nostro piccolo ruolo è stato forse anche più grosso di quello che magari l'economia e la massa critica che noi esprimiamo dà. Beh, rispetto ai temi sollevati, noi abbiamo, diciamo, ospitato l'1% della nostra popolazione totale. Abbiamo ospitato l'1% di cittadini ucraini nel nostro paese in rapporto, insomma, alla nostra popolazione, quindi stiamo parlando di 350 persone che, insomma, durante il conflitto, quindi per dire che noi siamo effettivamente un paese terzo rispetto all'Unione Europea, molto integrato, ma viviamo la politica dei diritti, la politica, insomma, dei paesi occidentali, quindi questi incontri che noi svolgiamo credo siano anche importanti proprio per costruire comuni linee di comportamento, fare comuni espressioni di sostegno internazionale. Ecco, quindi questo percorso di associazione noi esalta, insomma, anche questa caratteristica pur, insomma, la nostra terzietà rispetto all'Unione Europea. Ecco, credo che tra i nostri due paesi, lei parlava di PIL, io svolgo anche la professione di avvocato, insomma, credo che siamo forse paradossalmente, nonostante gli ottimi rapporti, credo che tra i due paesi ancora si possa lavorare molto per sinergie economiche e infrastrutturali tra i due territori, per progetti comuni che per tutta una serie di vicende abbastanza recenti ancora nel tempo non è stato possibile fare, no? Noi fino al 2017 non eravamo compliance rispetto alle regole OCSE, per esempio, no? Poi c'è stato il Covid, sono state situazioni anche che hanno inciso, no? Sulla libera circolazione delle persone. Ecco, credo che si possa aprire anche con questo percorso di associazione e anche magari con questo protocollo che va a creare dei meccanismi di confronto permanente, forse un focus su quello che può essere una sinergia tra i due paesi anche con progetti specifici di natura economica o che comunque abbiano delle opportunità su iniziative politiche internazionali o di ricerca o di sostegno ai diritti umanitari, per esempio, ecco, che esaltano, diciamo, forse anche un po' le nostre caratteristiche. Noi siamo sempre stati un po' il territorio dell'ospitalità, della libertà, insomma, noi ospitavamo gli ebrei quando gli ebrei venivano perseguitati, insomma, no? E non c'era un problema di ordine politico, era semplicemente un fatto umanitario. Ecco, quindi oggi credo possiamo veramente fra i due paesi costruire molto e rafforzare i legami. Ecco, quindi il mio auspicio, insomma, è che crescano le iniziative, cresca anche la percezione della Repubblica di San Marino come un paese, se io dicessi Lussemburgo, se io dicessi Liechtenstein, se io dicessi Svizzera, no? Se io dicessi Andorra, ecco, è chiaro, noi siamo da un certo punto di vista culturalmente italici, no? Ecco, ma non lo siamo, non siamo italiani, no? Ecco, quindi questa è un po', se vogliamo, l'opportunità e anche l'anomalia, no? che abbiamo. Ecco, su questa credo dobbiamo lavorare in modo positivo per marcare le due autonomie, le due identità nel mutuo interesse, insomma, internazionale, anche
per sostenere di più i bisogni dei nostri cittadini, che comunque quotidianamente si muovono, quotidianamente scambiano studi, quotidianamente insomma lavorano da noi e noi lavoriamo nel vostro paese, quindi credo che su questo ci sia ancora molto da lavorare. Se pensiamo che Monte Carlo per esempio ha 40.000 frontalieri, no? Noi in questo momento abbiamo, mi diceva Denise, circa 7.000 frontalieri, no? Quindi cittadini italiani che lavorano nel nostro territorio, credo che possiamo anche forse per certi aspetti pensare come sia l'inizio per noi di un percorso, no? di collaborazione tra i due paesi, no? Rispetto, quindi se guardiamo in avanti probabilmente potremmo fare molto di più rispetto a quello che non è accaduto insomma, in passato. Quindi con questo spirito noi siamo veramente grati insomma, al Presidente di questa Commissione e di questa opportunità di conoscerci, di scambiare comuni pensieri riguardo le nostre prospettive. Ecco. È chiaro che noi siamo Commissione parlamentare, non entriamo tendenzialmente sui dossier del governo come voi, d'altra parte, però insomma, credo che su questo insomma, il dialogo parlamentare può aiutare però effettivamente su quelli che possono essere poi anche i lavori dei governi. Grazie tante veramente. Prego, ne ha facoltà. Sì, grazie. Sono Andrea Zafferani, membro della Commissione Esteri. Trovavo doveroso fare un'integrazione rispetto a quello che lei aveva chiesto per dire due cose. Perché lei dice abbiamo il PIL così alto? No, noi abbiamo un settore industriale estremamente rilevante. Negli anni passati quelli della difficoltà dei rapporti con l'Italia, San Marino era percepito come paese di finanza. San Marino è sempre stato paese di produzione, di manifattura. La nostra industria rappresenta un terzo del PIL, che è un unicum, credo, tra i piccoli stati sicuramente, ma anche, credo, tra i grandi, insomma. Noi diciamo che è un dato molto anomalo, ma che ci sta permettendo e ci ha permesso, da un lato, di resistere nei momenti di difficoltà, quando la finanza è andata in crisi. Dall'altro, in questo momento, siccome l'industria tradizionalmente ha molta occupazione, in questo momento di raggiungere una piena occupazione che porta come corollario, credo di interesse forte anche per l'Italia, che in questo momento più cresce l'economia sammanese, più cresce l'occupazione dei frontalieri, evidentemente, perché non abbiamo più forza lavoro interna a disposizione. Quindi siamo arrivati a 8.000 quasi, questo è il dato aggiornato, ultimo circa 7.000 e qualcosa, ma non siamo molto lontani mi sembra con l'ultimo dato. Comunque insomma è una crescita tumultuosa negli ultimi anni, negli ultimi mesi, più negli ultimi anni, insomma adesso negli ultimi mesi un po' di rallentamento, gioco forza, lo vivremo, ma negli ultimi anni c'è stata una crescita tumultuosa e ovviamente con la piena occupazione. È un processo che è destinato a proseguire fin tanto che l'economia riesce a crescere, l'industria riesce a crescere, insomma, non abbiamo questa particolarità e speriamo di poterla mantenere. Solo come precisazione su questo dato particolare, ma che certamente ha un impatto forte anche rispetto all'Italia, insomma, diventiamo un'azienda particolarmente rilevante anche al termine di occupazione per il circondario, insomma. Grazie. Ci sono altri interventi? Certo. Grazie. Allora sì, vorrei stressare alcuni punti anche rispondendo, così fornendo alcune informazioni aggiuntive alle domande che ci sono state poste. L'aspetto della guerra in Ucraina per noi è stato un aspetto molto rilevante, sentito dalla nostra popolazione, anche perché la comunità ucraina nella nostra realtà è la seconda comunità di stranieri dopo gli italiani, appunto. Questo soprattutto perché sono assolutamente sì. Non ci arrivino al primo. Questo perché soprattutto su di loro abbiamo fatto affidamento per alcune mansioni specifiche come l'assistenza alla famiglia, agli anziani, eccetera, eccetera. Quindi è stata vissuta molto. E io sono veramente molto fiero, credo tutti noi siamo molto fieri di poter dire che non abbiamo solo preso la parola negli organismi multilaterali. Lo abbiamo detto, abbiamo sostenuto una linea che è votata da più ordini del giorno nel nostro Parlamento, nel nostro Consiglio Grande Generale, che è certamente una linea
occidentale atlantista, insomma, questo non è mai stato messo in dubbio, ma ci siamo anche rimboccati le maniche e abbiamo agito. C'è una mostra fotografica meravigliosa che abbiamo fatto e della quale magari vi daremo anche le indicazioni, proprio per testimoniare come l'accoglienza di queste persone per noi è stata anche veramente un senso di inclusione, insomma, di accogliere chi aveva bisogno, e ricordava giustamente il collega, forse anche un po' più dell'1% della nostra popolazione, che per un paese come il nostro direi che ci siamo superati solamente nella Seconda Guerra Mondiale, quando abbiamo accolto nelle nostre ex gallerie dei treni oltre 100.000 sfollati nella Repubblica di San Marino, e furono momenti veramente terribili per tutti. Una piccola considerazione, grazie Presidente, e grazie a tutti gli altri onorevoli senatori che sono intervenuti. La sua proposta è molto opportuna, io credo, quindi la dovremo certamente cogliere. Si apre per noi, domani sarà un altro punto di svolta, la visita del Presidente Mattarella avrà un significato profondo, e noi crediamo che si inserisca anche nell'alveo dei rapporti rinnovati che noi riusciremo a instaurare anche con l'Unione Europea. Noi lo abbiamo sempre detto e siamo sempre stati consapevoli di questo. Il nostro rapporto con l'Unione Europea vorrà dire solamente rafforzare il rapporto con la Repubblica Italiana. Pensiamo solamente ad alcuni trattati fondamentali come la nostra Convenzione Madre del 39, quella che unisce Italia e San Marino, che poi ha avuto tanti addenda ma che stabilisce il quadro delle relazioni. Bene, da quando avremo l'accordo di associazione, noi potremo decidere insieme di rilavorare su quel testo, di dare nuova vita, di aggiungere o togliere delle parti nell'alveo appunto del nuovo paradigma europeo, e questo per noi è fondamentale. Quindi bene che lavorino insieme i nostri governi, ma assolutamente è doveroso che anche i nostri parlamenti cerchino di fare il meglio e il più possibile. Grazie. Se il senatore Spinelli ha chiesto la parola, ne ha fatto. Grazie Presidente. Allora, innanzitutto il piacere di essere qui oggi è grande, perché avendo fatto il sindaco nel primo comune di confine con San Marino, quindi mi sento in parte uno di loro, ecco, lo dico con molta franchezza. Ringrazio la Presidente Craxi e il Vicepresidente Roberto Menia che mi hanno avvisato di questo momento, perché io faccio parte di un'altra commissione, e quindi Roberto soprattutto, mio collega, insomma, sa quanto ci tengo a San Marino. E condivido pienamente l'intervento che ha fatto sia la nostra Presidente Craxi che la Presidente Bronzetti rispetto al motivo di creare delle condizioni di relazione strutturali, perché questo aiuta sia gli stati più forti e più grandi come l'Italia, ma soprattutto la Repubblica di San Marino, che è terra di libertà, ma anche terra di relazioni. E quindi ritorno a bomba sul mio precedente incarico, quello da sindaco. Noi abbiamo lavorato tantissimo nei 10 anni che appunto si sono succeduti, con tanti progetti che lasciavano perdere le connotazioni appunto partitiche, ma che in concreto avevano un unico obiettivo, quello di dare risposte ai cittadini. E ricordo una delle battaglie più grandi che abbiamo fatto in un momento di criticità, dove io da sindaco, insieme ad un altro sindaco del nostro territorio, abbiamo, diciamo in maniera strategica, cercato di portare l'attenzione sui frontalieri, perché il tema dei frontalieri non è banale. E in quel caso l'abbiamo fatto sul tema specifico durante il Covid, perché San Marino non aveva ricevuto quelle quantità di vaccino che avrebbe dovuto ricevere, e quindi si è dotato, non a caso faccio questo riferimento, si è dotato appunto dello Sputnik. Sì. E io insieme ad un altro sindaco abbiamo scritto una banale lettera alla nostra regione, Emilia-Romagna, che da sempre dice di collaborare, poi in realtà in concreto non ha fatto nulla per i nostri frontalieri, perché quel dato dei 7.000 frontalieri su una popolazione della Repubblica di San Marino che è 35.000 abitanti è un dato che ci deve far riflettere, soprattutto in tema economico, ma anche in tema di disoccupazione.
Quindi rispetto a questo protocollo, che secondo me è un buon inizio di collaborazione, perché sì, parte dalle relazioni di due commissioni, però ha centrato l'obiettivo, che è quello di risolvere le problematiche che sicuramente poi su altri tavoli saranno affrontate appunto con le dinamiche parlamentari. Quindi secondo me tutti si lavora concentrandosi su quelle 3-4 partite importanti in questo momento di congiuntura economica, di guerra e appunto anche per consentire alla Repubblica di San Marino per portare avanti l'accordo nell'Unione Europea nelle maniere più opportune, secondo me io sarò al fianco sia della Commissione che appunto anche in dinamica parlamentare per portare avanti le tematiche. Grazie. Grazie. No, sono contenta, mi pare che la proposta sia stata accolta all'unanimità, quindi ci lavoreremo in modo da scambiarcela. E, quindi insomma, conosco la storia di San Marino, che ha saputo scrivere belle pagine di storia della libertà. Mia figlia si chiama Anita, non per caso. Presidente Casini, stiamo aspettando che lei metta in piedi l'Associazione Parlamentare di Amicizia. No, il presidente della commissione mi ha imposto di fare celebrare un'autocritica pubblica, perché in questo qua ormai vige un sistema molto duro, per cui noi dell'opposizione siamo chiamati a volte a una sorta di espiazione pubblica. In questo momento hanno evitato che mi mettessi il cartello e che venissi portato in giro. No, ma anche la Presidente Bronzetti mi ha fatto notare che abbiamo istituito questa commissione degli interparlamentari dei piccoli stati. Allora, voi sapete che quando una donna vuole qualcosa lo tiene quasi sempre, quando due si mettono assieme è impossibile resistere, per cui io ho fatto mea culpa. Adesso nei prossimi giorni modificheremo questa cosa e ve lo segnalerò, volevo dire solo questo. E in questo confermo la mia tradizione di amicizia con l'antica terra della libertà. Grazie Presidente Casini, non avevamo dubbi della sua sollecita risposta a questa richiesta degli amici di San Marino, nonché del Presidente della Commissione. Allora, prego. Grazie Presidente, sono Manuel Savatta, anch'io membro della Commissione per il Partito Democratico Cristiano Sammarinese. Visto che è intervenuto il senatore Casini, vorrei confermare in realtà quello che diceva anche il consigliere Mussoni, no? Il cambiamento di percorso e di rapporto anche tra San Marino e l'Italia negli ultimi 10-12 anni. Ricordo che in passato, quando il senatore Casini era presidente della Commissione Esteri al Senato, San Marino chiedeva la ratifica dell'accordo contro le doppie imposizioni in quel periodo e devo dire che anche grazie alla sua intercessione questo avvenne velocemente e per noi fu importante perché iniziò il percorso di cambiamento reale di San Marino, no? Quello che diceva prima il senatore Barcaiuolo, se non mi sbaglio, che San Marino non venga più usato da altri paesi per... Siamo qui per dire che San Marino non vuole, che noi non vogliamo essere usati, no? Per cui quello che teniamo veramente a dire è che il percorso fatto in questi anni di cambiamento vuole essere davvero un percorso di non solo rinnovamento del nostro essere paese progressivo, ma anche perché i rapporti tra Italia e San Marino erano buonissimi negli anni 80, negli anni 90, anche proprio rapporti amichevoli, cordiali tra persone, rapporti che forse sono venuti a mancare in realtà negli ultimi 15 anni passati, 90 anni, che forse hanno visto anche la storia di San Marino in maniera più tortuosa anche rispetto ai rapporti con l'Italia. Crediamo che in realtà
questo percorso sia completamente, questa situazione sia completamente cambiata e desideriamo veramente rappresentarlo, no? Per cui in questo contesto sia il percorso fatto a livello internazionale, ma anche quello che desideriamo fare di nuovo cordialmente con voi, insomma, no? Come membri della Commissione, pur noi dalla nostra piccolissima dimensione, perché è vero che dimensionalmente siamo un piccolo comune, in realtà credo, non per, come dire, non per orgoglio, ma è vero che nella storia la nostra piccola posizione delle volte è stata un po' di luce, no? Per esempio anche rispetto alla situazione della guerra, noi siamo un paese che non abbiamo un esercito, siamo un paese storicamente neutrale, storicamente accogliente, cerchiamo di dire che questa neutralità, pur non potendo non prendere posizione, no? Perché evidentemente in alcune situazioni come dire, non prendere posizione significa semplicemente non lasciare che le cose vadano come vanno, no? Per cui non è positivo, però anche dire che comunque la guerra non è positiva in un caso e nell'altro crediamo possa essere di aiuto, per cui vediamo che a livello internazionale spesso le posizioni sono in realtà anche in linea proprio con quelle della Repubblica Italiana, perché c'è comunque un rapporto a livello di segreteri di Stato, di esteri e di ministeri che insomma il dialogo, abbiamo anche prima incontrato il sottosegretario alla Farnesina, il sottosegretario Silli, i rapporti sono molto buoni, per cui questa cosa qua sostanzialmente per noi è estremamente importante e quindi veramente siamo qui per ribadirlo e speriamo davvero che anche i rapporti diventino veramente sempre più cordiali e sempre più stretti, per cui questo intendevo rappresentarlo, ecco. Sembra che oggi, insomma, con questo protocollo che speriamo di firmare a breve, anzi firmeremo a breve, e soprattutto con la visita del Capo dello Stato a San Marino, diciamo che possiamo festeggiare una ritrovata e più stretta amicizia nei nostri rapporti, veramente penso che sia un giorno importante per questo che andremo a festeggiare a pranzo. Mia figlia si chiama Anita, non per caso.